Ciao a tutti dal maestro Claudio. Ecco, oggi abbiamo già qui le cose che servono per fare un bel disegno. Però non vedo qui intorno la pimpa. Ah, ma adesso che mi ricordo, la pimpa mi ha detto oggi: "Guarda, ho trovato un bel libro e voglio leggermelo insieme a Minù perché ci sono tante cose interessantissime da fare." Adesso facciamo piano che andiamo a vedere, eh? Guardate, è concentrata nella lettura insieme a Minù. Chissà che cose belle hanno trovato su questo libro. Allora, oggi non la disturbo, eh? Sarò solo io con voi. Eccoci qua, possiamo iniziare. Intanto vi devo dire che tra poco vi arriverà il bando di un concorso di disegno che proprio la nostra scuola ha indetto. Non è solo un concorso di disegno, ma per noi delle prime sì. E poi vi diranno tutto i vostri genitori e appena ritorneremo a scuola raccoglieremo tutti i disegni che vorrete portare per questo concorso. Tutti parteciperanno al concorso, ci saranno anche dei premi e sarà molto molto bello. E io oggi, per cui, volevo fare una video lezione di disegno. Io so che alcuni di voi delle volte hanno un po' paura di non sapere fare certe cose, di non saper disegnare. Non preoccupatevi, anch'io quando ero piccolo delle volte avevo paura di non saper fare le cose, mi sembrava che gli altri le sapessero fare, io no. Ma tutto sta nell'incominciare e si comincia posando la matita sul foglio. E oggi disegneremo dei bambini e delle bambine. Anzi, iniziamo proprio con una bambina. Questo che io sto per fare è un suggerimento per quelli che non sanno, quando hanno poggiato la matita sul foglio, non sanno bene come cominciare. Allora, se non sanno come cominciare, se non sapete come cominciare, potete cominciare così, ma io so che già voi fate dei disegni molto belli. Però, se qualcuno fosse preso dal panico, ecco qua qualche suggerimento. Allora, per fare una bambina, facciamo un bel cerchio. E questa sarà la testa. Per fare il corpo, allora, vi ricordate come si fa la lettera A? E hop, lasciamo un po' di spazio qua e hop, questa sarà la gonna, eh? La chiudiamo qua, facciamo questa linea qua, come, proprio come la lettera A. E questa sarà la gonna e questa sarà la camicetta della bambina. Adesso da qui possiamo andare avanti in diverse maniere. Possiamo, che so, decidere di andare avanti prima con la testa, perché la testa è quella che ci dà l'espressione. Allora possiamo fare i capelli così, possiamo fargli due codini, dalle parti, in questa maniera. Uno di qua, uno di qua. Ma se vogliamo potremmo fare altri generi di pettinatura, i ricci, le trecce, insomma, come più ci piace, oppure il ciccio sopra, come fanno le ballerine. Poi gli occhi. Oh, questa bimba comincia a guardarci. Il naso, questa è una bambina felice. Guardate che sorriso. Chissà che cosa sta pensando. Allora, poi le facciamo due belle gambette. I piedini. Magari sono delle belle scarpette. Si vede un po' il ginocchio. Facciamo che questa è una gonna a pieghine, la facciamo una gonna a pieghine. Vediamo, non manca niente. Lo so che ve ne siete accorti, mancano le braccia, certo, ma prima delle braccia facciamo un po' la scollatura qua della maglia. Per le braccia, vediamo, possiamo fare op, un braccio qua. Facciamo anche il polsino della maglia. Mano
con l'altra mano invece è qui che ci saluta. Ecco qua, non abbiamo fatto una bella bambina? E naturalmente adesso si tratta di colorarla. Ah, mi sono accorto adesso che voi non vedete le gambe e i piedi, ma come vedete non sono troppo difficili da fare. Per fare le gambe ho fatto un po' come due grandi V che si interrompono a un certo punto dove ci sono le scarpine. Ecco qua, la bambina. Se io voglio, posso fare anche questa bambina che corre. Vediamo di farla qua. Vi chiedo scusa, io ho la macchina fotografica davanti che mi impedisce di vedere bene il foglio, ma siate comprensive e comprensivi. Ecco qua. Questa volta, dato che corre, la facciamo con il vestito un po' girato da questa parte, un po' inclinato così, e poi quando corriamo abbiamo le ginocchia piegate anzi questa corre così veloce che non tocca neanche per terra, guardate, sta saltando, forse sta saltando alla corda, chi lo sa. Qui abbiamo la sua mano, il polsino. E dobbiamo pensare un po' alla testa, eh? Vediamo un po'. Avrà un po' i capelli al vento, così, perché sta correndo veloce. È contentissima di correre. Ecco qua. E adesso non si tratta che di colorarle, però non ci sono mica solo le bambine, ci sono anche i bambini. Adesso cambio foglio e poi proviamo a fare un bambino. Ecco qua, adesso vedremo proprio una maniera veramente molto buffa di disegnare un bambino. Ovviamente questo è sempre un suggerimento per chi quando mette la matita sul foglio è preso un po' dalla paura di non saper fare le cose, allora è sempre una maniera di cominciare, ma è solo un suggerimento. Ma dato che questo è un sistema molto buffo, mi fa molto piacere farvelo vedere. Allora, in questo caso facciamo un quadrato. Ma come? Ma non ci sono dei bambini quadrati? E invece tra poco lo sapremo. Sotto questo quadrato facciamo un rettangolo, quindi un pochettino più lungo del quadrato. Ma questo non sarà mica un bambino, invece vedrete. Guardate, qui faccio questa linea perché queste saranno le braghette. Gli facciamo anche la cerniera e le tasche se vogliamo. Ovviamente sotto ci saranno le gambette. Ovviamente potete fare delle gambette più magrine, più cicciotte, come volete. Poi ci dedichiamo un po' alla testa che è qua sopra. Allora, facciamo un po' i capelli qua sopra. Ovviamente ognuno può fare i capelli lisci, ricci, come vuole. Questo qui ce li ha lisci, un po' pettinati all'ingiù. E glieli facciamo scendere un po' qua anche sulla fronte. Poi gli occhi, dei begli occhi che guardano il mondo e soprattutto che guardano noi. Un bel naso e anche questo è un bambino felice che sorride. Mancano un po' le orecchie, gliele facciamo qua. Un'altra orecchia da questa parte.
E anche questa volta mi dimenticherò mica le braccia. Allora, un braccio così, ma possiamo farlo anche in altre posizioni, ovviamente. Io ho deciso oggi di farlo con questo braccio abbassato e anche un braccio invece verso l'alto, così. E in genere, quando si tiene un braccio verso l'alto, o stiamo salutando, oppure stiamo sventolando qualche cosa. Secondo me, lui oggi sta sventolando una bella bandierina. A questo punto si possono fare un po' di rifiniture, un po' di scollatura del colletto, se vogliamo gli facciamo proprio un bel collettino della camicia e, potrebbe avere, se ha una maglietta, potrebbe essere una maglietta con dei disegni, possiamo deciderlo. Ed ecco che da un quadrato, un rettangolo è venuto fuori un bambino. Se vogliamo, possiamo anche fargli, invece di tutti questi capelli, fargli un cappellino, lo vedremo dopo. Bene, un'altra maniera, facciamo un bambino un pochettino più alto di questo qua. Spostiamo un po' il foglio per avere più il disegno un po' più centrato. Il principio è lo stesso, ma partiamo facendo la testa come una grossa U, come questa qua. Sotto lo stesso un bel quadrato e sotto un altro quadrato come quello lì. Queste saranno anche questa volta le braghette. Questa sarà la cintura, se la cintura possiamo anche disegnarci la fibbia, tutti i particolari, poi li possiamo aggiungere le tasche, la cerniera che speriamo sia chiusa, ok? E questo bimbo qua, però è un bimbo che ha le gambe un po' più lunghe, che escono dai pantaloni. Qui c'è un po' di ginocchio. E qui avrà il piede. Possiamo decidere di fargli i calzettoni, ad esempio. E naturalmente alle scarpe, ma non è detto, potrebbe avere le calze antiscivolo come hanno molti di voi in questo momento. Oppure le ciabatte. Adesso dedichiamoci alla parte di sopra. Allora, intanto questo signore avrà decisamente una camicia, sotto la canottiera ovviamente. Poi la camicia ha i suoi bottoni. Le braccia di questo signore anche. Vediamo, questo signore avrà una mano in tasca, vediamo. E con l'altra mano invece anche lui ci saluta. Ora questo signore qua ha una bella testa di riccioli, 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 con anche qualcuno che se ne va un po' fuori, forse deve andare dal barbiere, o non si è pettinato oppure ha corso. Ma anche lui è contento di vederci. Bene, che cosa manca adesso? Qualche rifinitura e poi a colorare.
Ehi, ma lo sapete che cosa è successo? È venuta prima la pimpa come un fulmine, si è portata via i miei disegni e mi ha detto: guarda, c'è Minù che si è addormentato. È proprio un dormiglione questo Minù. In mezzo al libro io non posso andare avanti a leggerlo. Allora sono venuto a vedere cosa facevi. Ha visto i disegni, ha detto: anch'io voglio disegnare quei bambini, sono proprio bellissimi. E anzi, se mi presti di nuovo i tuoi pastelli, vedrai che ne disegno qualcuno e lo coloro e poi te lo porto. Poi però non si è più vista, ma mi ha portato, ve la ricordate, la ghirlanda dei fiori, delle margherite che abbiamo fatto ieri? E ha detto: guarda, io l'ho messa sul mio lettino e ho dormito benissimo, ho fatto dei sogni splendidi, ho segnato tutti i miei amici fiori che sbocciavano perché è primavera. E mi ha detto: prova a metterla anche te sul tuo letto questa notte. Così chissà che bei sogni che farai. Ma vi ricordate com'era lunga? Guardate com'era lunga. Non me la ricordavo così lunga, non sembra che non finisca mai. Tiriditi 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 tiriditi. Ciao Pimpa! E beh, non avevi detto che volevi fare i disegni, li volevi ancora colorare? Sì, Claudio, ti ho fatto una sorpresa. Eh sì, vabbè, ma dove sono? Non li avrai mica nascosti. No, basta che alzi lo sguardo, guarda di là. Vediamo, vediamo. Ehi, Pimpa, ma sono stupendi! Oh, guarda, il bambino con il cappello e anche con la bandierina. Ecco che cosa stava facendo la bimba, con le mani messe così e che correva. Non stava correndo, stava saltando la corda, che tutto sommato è una cosa anche che si può fare in casa. Poi vediamo un po'. Oh, e guarda, guarda la bimba con le treccine, con i codini. Stava tenendo un aquilone, lei sembrava molto più ferma della sua amica lì sotto, eh? Stava facendo una cosa bellissima. E guarda chi c'è vicino, il bambino grande che si allena a giocare con la palla da basket. Pimpa, ma hai fatto dei bambini stupendi e sono tutti simpaticissimi. Sì, adesso eccomi qua. Adesso credo che anche i bambini della scuola faranno dei disegni bellissimi. Ciao ciao, saluto anche tutti loro. Ciao ciao.